Eventi climatici sempre più improvvisi ed estremi stanno interessando anche il Piacentino. La grandinata di ieri è stata la terza ad abbattersi sul nostro territorio negli ultimi 8 giorni. In alcune zone della provincia la scorsa settimana sono scesi oltre 90 mm di pioggia in un'ora. Fortunatamente oggi, rispetto alle previsioni iniziali, le condizioni meteo sono migliorate, ma agli agricoltori non resta che contare i danni. Pomodori e mais sono le colture che più di tutte hanno risentito del nubifragio di ieri. Lo fa sapere Coldiretti Emilia Romagna nel riferire riguardo l'ennesima manifestazione climatica anomala di questo inizio estate, caratterizzato da ribaltamenti della situazione meteo da un estremo all'altro che non fanno che danneggiare il comparto agricolo. La grandine, precisa Coldiretti, è l'evento atmosferico più temuto dagli agricoltori in questo momento, perché i chicchi si abbattono su verdura, frutta e cereali prossime alla raccolta, provocando danni irreparabili alle coltivazioni, mandando in fumo un intero anno di lavoro. Si sta verificando una tendenza alla tropicalizzazione che, sottolinea Coldiretti Emilia Romagna, si evidenzia con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, grandine di maggiore dimensione, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense e rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi, con costi per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne.